Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, bentornata Annalisa Cuzzocrea, giornalista politica di Repubblica. Buonasera, bentornato Buonasera. Antonio Padellaro, editorialista del Fatto Quotidiano. Buonasera, bentornato oggi in studio con noi Beppe Severnini, vice direttore editorialista del Corriere della Sera. E buonasera, benvenuto Lucio Caracciolo, direttore di Limes. Avete sentito che sono ore decisive per la manovra economica, con un accordo tra PD e 5 Stelle che sembra ancora lontano, si moltiplicano le riunioni, in ogni caso il Consiglio dei Ministri sarà domani sera, e anche Renzi ci mette un po' i suoi paletti. Subito dopo la pubblicità. Antonio Padellaro, allora, la finanziaria del governo giallo-verde aveva due misure simbolo, quota 100 e reddito di cittadinanza. Non abbiamo ancora ben capito se e quali saranno le due misure simbolo del nuovo governo PD 5 Stelle, ma sarà secondo te una manovra in discontinuità col governo precedente Lega 5 Stelle? Nessuno può saperlo, ho l'impressione che non ci saranno grandissime sorprese, anche perché questo è il governo del non. È il governo del non all'aumento dell'IVA, del non alla guerra agli immigrati clandestini, del non alle armi alla Turchia, ma è soprattutto il governo del non alle elezioni anticipate. Quindi nasce su uno stato di necessità, improvvisamente, come sappiamo, è inutile ripetercelo, e cerca di andare avanti sapendo che ha dalla sua il fatto che può, se vuole, andare fino alla fine della legislatura. Oggi Berlusconi, in una lunga intervista al giornale, la frase centrale è proprio questa, ha detto: temo che andranno fino alla fine della legislatura. Se non si sparano sui piedi come Salvini, lo faranno. Ecco, Annalisa Cuzzocrea, allora, bisognerà capire, perché i 5 Stelle sembrano essere più riottosi, no? L'alleato più riottoso in questa maggioranza. Tu arrivi da Napoli, dove ci sono stati i festeggiamenti per i 10 anni della fondazione dei 5 Stelle, e gli umori erano appunto un po' misti rispetto all'alleanza col PD. C'è voluta proprio tutta l'autorità e anche l'energia, la veemenza di Beppe Grillo per riuscire a tenere tutti e tutto insieme? Sì, noi abbiamo parlato con attivisti, con consiglieri regionali, comunali, ci sono ancora molti dubbi su questa alleanza col PD nella base dei 5 Stelle, soprattutto i dubbi sulle alleanze nelle regioni, come se la questione governo fosse stata in qualche modo assimilata, forse perché c'è stata un'esperienza analoga, di senso contrario, ma comunque un'alleanza prima con la Lega. Grillo però ha spinto fortemente verso l'accettazione di questa cosa, ma proprio dicendo: noi dobbiamo stare col PD, dicendo cose positive di Zingaretti, accarezzando perfino Matteo Renzi. Quindi insomma ha spinto in una direzione in cui però non sembra che Luigi Di Maio voglia andare, perché invece in ogni suo discorso Luigi Di Maio ha continuato a ripetere: siamo posti ideologici, le cose buone sono sia di destra che di sinistra, anzi non ci sono cose di destra e di sinistra ma solo cose buone, eccetera. E questo si lega alla manovra, perché Di Maio sta cercando uno spazio, una sua visibilità, uno spazio di manovra all'interno del governo, e lo ha fatto ieri dando dei messaggi molto netti al PD, dicendo tanti no. No al ritocco di quota 100, no alla tassa sulle SIM per le aziende, dicendo: noi non saremo mai quelli che fanno gli esodati come la Fornero, agendo un po' non da ministro degli esteri, diciamo, cerca uno spazio di manovra proprio nell'alleanza col PD, per mettere dei paletti. Severnini, ma tra manovra e festeggiamenti, PD e 5 Stelle ti sembrano più lontani, più vicini e alleati? Che impressione ti fanno?
più alleati e un po' più vicini, ma non per la manovra, non per i festeggiamenti, perché è arrivata una legge sulla riduzione dei parlamentari che li spingerà a stare insieme, come diceva anche Antonio, e Berlusconi ha capito benissimo, hanno tutto l'interesse a rimanere lì, perché l'alternativa è andare a farsi pestare durante le elezioni. La sorpresa mia, io mi aspettavo dai 5 Stelle un po' più di autocritica, anche a Napoli, cioè comunque... Tu puoi anche, in politica, tanto sei al governo, e guardate che non è che tutto quello che abbiamo fatto ha funzionato. Il reddito di cittadinanza, non è che lo dico solo io, non è una misura che ha veramente cambiato le cose per i poveri italiani. Aboliamo la povertà di Di Maio. Se dicesse, guardate, ho sbagliato, forse abolire la povertà. No. L'autocritica è abolita non solo dai 5 Stelle, quasi tutta la politica, la parola autocritica non la conosce. Allora, dal PD mi aspettavo un po' più di energia, un pochettino più. Ragazzi, siamo tornati al governo. Dopo essersi ripresi dallo stupore, perché questo è il punto, io mi aspettavo che un paio di cose un pochettino più... Sono come persone che sono infilati a una festa in cui non aspettavano di essere invitati, ma sono ancora lì che stanno a decidere se prendere il prosecco o l'aranciata. Così. Così. Lucio Caracciolo, anche tu hai questa impressione, hai seguito un po' anche... i festeggiamenti di Napoli con l'intervento di Grillo, che è tornato anche oggi a parlare su questa alleanza con il Partito Democratico. Che impressione ti ha fatto? Beh, innanzitutto quando parliamo di economia e di società dobbiamo ricordare che il Movimento 5 Stelle è stata probabilmente la più grande manovra economica degli ultimi anni, nel senso che un ascensore sociale di queste dimensioni, capace di portare persone che erano completamente estranee alla politica e alle istituzioni al vertice del paese e del governo, insomma, significa muovere una società piuttosto stagnante in cui in genere quando va bene i figli fanno il mestiere dei padri. A parte questo, io credo che ci sono due emergenze nazionali che difficilmente verranno toccate seriamente da questa manovra, ma io spero di essere smentito, che sono la scuola. Fino a pochi anni fa ancora la nostra scuola era una, a livello di licei, quantomeno una delle migliori del mondo, adesso francamente non si può dire così, e quindi senza scuola tu non crescerai, oppure crescerai di pochissimo. E dall'altra il Sud, ci sono 25 miliardi europei da spendere per il Sud, per le infrastrutture. Se vogliamo evitare che questo paese si spezzi in due, non semplicemente si divida, con conseguenze possibilmente anche gravi dal punto di vista dell'ordine pubblico, beh, a questo punto dobbiamo assolutamente ricordarci che quella è una questione dell'Italia e non del Sud. Antonio Padellaro, queste due questioni sì, prevedono in questa manovra dei soldi, dei fondi che verranno allocati, a parte i 25 miliardi di fondi europei che non riusciamo a spendere, molti di questi sono per il meridione. Tu pensi che su questo ci sia una coesione maggiore tra PD e 5 Stelle? Perché Di Maio sicuramente tutto quello che è per il Sud lui è d'accordo. Sì, è difficile dirlo. Io credo che ne sentiamo parlare da due secoli. Ma la lotta all'evasione fiscale questa volta diventa veramente una questione di vita e di morte, non solo per questo governo ma per il Paese. Quando viene calcolato che ci sono circa 107 miliardi di evasione, ne basterebbero 7, questi sono previsti da questo governo, sì, come, di recupero e già sembrano una cifra immensa. Ecco, quando siamo di fronte a questo furto, perché questo è un furto, certo, al popolo italiano e alle generazioni che verranno, di cui si parla tanto. Allora, io mi aspetterei che, dopo averla declamata questa lotta inutilmente, questa lotta all'evasione, questo governo ci dicesse come concretamente può farla questa lotta, per esempio, quali mezzi... puntano molto sulla tracciabilità, sì, no? E quindi... chi paga con carte di credito, bancomat e quindi hanno spese tracciabili usufruiranno di più detrazioni fiscali, insomma
non lo so può cosa essere qualcosa. Si sta parlando di misure di questo genere nella manovra. Non sono certamente un giustizialista, ma credo che effettivamente su un terreno di questo genere lo Stato dovrebbe mostrare una severità estrema. Sì, e la Guardia di Finanza, che la opera tra l'altro molto bene nel nostro Paese, è molto efficiente, dovrebbe essere dotata dei mezzi necessari per andare a scovare coloro che ci impoveriscono tutti quanti, impoveriscono il Paese. Allora, finché non si vince questa battaglia, tutti gli altri discorsi servono a poco. Però temo che per vincere questa battaglia ci vorrà un po' di tempo, perché è una battaglia anche culturale. Annalisa Cuzzocrea, quando Grillo scrive, oggi no, è tornato sull'alleanza con il PD, cioè, di fronte alle grandi sfide globali, cosa volete che importi se qualcuno è incazzato perché ora siamo alleati col PD? Ecco, allora, si tratta solo di qualcuno e a chi si rivolge in particolare? Beh, sicuramente anche lui ha notato e ha raccolto delle resistenze, no? Perché comunque c'è stato 2 giorni a Napoli ed era tanto tempo che non stava in mezzo alla sua gente. Però non è stato contestato Grillo a Napoli, al contrario, no? No, non è stato assolutamente contestato. Mentre è stato contestato un po' Di Maio. È stato contestato Di Maio, però per esempio sulle armi alla Turchia c'è stata quella contestazione mentre parlava. Però non ci sono state delle contestazioni forti, al di là dei lavoratori Whirlpool che ovviamente vogliono essere aiutati, o di chi appunto deve fare il navigator e dice che Vincenzo De Luca non fa il navigator. È andato meglio non Conte. Ci sono state è delle andato contestazioni. Meglio Conte, forse. Conte è stato molto acclamato durante il suo intervento, Di Maio l'ha presentato e lui si è proprio preso la scena quasi fosse un cantante alla Frank Sinatra. Dicevano i fotografi che scattavano, dicevano adesso canta My Way. Sembrava proprio felicissimo di stare al centro di questa arena e di godere dell'affetto dei 5 Stelle. Però io penso che Grillo parli a Di Maio, cioè io ho visto davvero una resistenza di Di Maio nell'accettare e ripeto, quello che sta succedendo sulla manovra lo dimostrano tante cose, mentre Conte ha una sorta di affinità naturale col PD, chi parlando con i suoi collaboratori raccontano, si trova tanto bene con Franceschini e con Zingaretti, c'è proprio un... Non credi che Di Maio debba guardarsi dall'opposizione dentro il Movimento 5 Stelle, cioè che cerchi anche di essere il garante anche di quelli che non sono d'accordo. Di Maio d'accordo. Sta cercando di tenere dentro tutti, sì. Questo è vero, nel senso che anche Di Battista, che aveva delle posizioni diverse, diceva mai col PD, voleva un governo con la Lega, Di Maio sta cercando di riportarlo a casa e così tutta una parte di Movimento. Di Maio è convinto, secondo me sinceramente, che il 5 Stelle non possa fare a meno dell'ala di destra, cioè di quelli che lo votavano da destra, e quindi è convinto che spingere troppo in quell'altra direzione con troppa convinzione snaturi il Movimento 5 Stelle. Non credo ci sia solo una cosa di comodo, credo che sia una sua reale convinzione. Sei d'accordo, Beppe Severnini? E quali sono i rapporti reali tra Grillo e Di Maio? E Grillo è più, oggi si direbbe, un influencer o un capo partito? Stavo pensando all'immagine di Conte che canta My Way, mi piaceva molto. Anzi, secondo me dopo stasera prima o poi lo succederà. Fa. L'ho rubata a un fotografo napoletano, sì, perché a me non era vero, l'ha detta accanto a me, l'ho messa nel pezzo. Stasera o domani sera non lo sapremo, domani sera c'è il Consiglio dei Ministri. La sera dopo a casa prova. Rispondo alla tua domanda, Beppe Grillo. Secondo me è... Lui ha scritto l'elevato, queste cose che non si capisce bene che cosa vogliono dire, ma la verità è innegabile, è che lui è l'inventore del Movimento 5 Stelle. Lui sta al Movimento 5 Stelle come Berlusconi sta a Forza Italia e come Bossi stava alla Lega. Punto. Quindi questa cosa non si può portare via facilmente. Io ero più stupito prima, quando pensavano veramente di cacciarlo come se fosse un anziano signore che non contava più. E le discussioni e i disaccordi con Grillo ti tengo qua fino al palinsesto dalla 7 fino a domenica, però è innegabile che l'uomo certo è intelligente e che si è inventato sta cosa, quindi i suoi devono anche ricordare, mi metto nei panni di Grillo e dico signori, io ho inventato tutti, io vi avverto, e che Di Maio così giovane e anche lui certo non sciocco non capisca questo mi sembra strano. L'ascendente di Grillo è tale per cui è il primo leader politico conosciuto che manda a quel paese i suoi elettori, perché lui ha concluso il suo intervento dicendo basta con questa storia del PD, dicendo andate tutti a fare
non lo dico perché siamo in area protetta. Voi. Qualche leader lo pensa, ma non lo dice. Ma non lo dice, lui l'ha detto. Ed è stato applaudito, acclamato. Sì, è stato un momento davvero surreale, però c'è stato. Lucio Caracciolo, il ruolo di Grillo oggi chiaramente, non so se dire più forte di un tempo, ma sicuramente Grillo c'è, si fa sentire. Sicuramente Di Maio su tante cose non è d'accordo, è riottoso. E a proposito di Di Maio, i primi passi che sta muovendo come ministro degli esteri ti convincono? È stata una buona scelta? Intanto non è stata una scelta ma una necessità, nel senso che era l'ultima poltrona libera di un qualche prestigio. Però quel genere di poltrone che ai politici come Di Maio, ai politici puro sangue che guardano al consenso e al voto, non è che dia proprio un grandissimo entusiasmo. È interessante che una delle prime cose che ha fatto è ha proposto di accorpare il commercio estero dentro la Farnesina, il che conferma la sua visione fondamentalmente economicistica della politica estera, una mossa che potrà rinsanguare forse le casse della Farnesina, ma potrebbe portarci a ripetere gli stessi errori che abbiamo fatto con le vie della seta, cioè immaginarci degli investimenti cinesi che probabilmente saranno molto meno di quello che immaginavamo e non considerare che facendo uno sgarbo agli americani avremmo probabilmente in termini di contabilità straperso quello che avremmo guadagnato sull'altro fronte. Insomma, finché noi facciamo politica estera unicamente in termini mercantili non andiamo da nessuna parte. Prego. Una cosina velocissima su Di Maio agli esteri, perché è un tema che non solo a Lucio ma anche a me è molto caro, ho sempre seguito per tutta la... Io noto che non ha detto sciocchezze, guardate che è già molto. Beh, era difficile. No, diciamo, che... ne ha detta una sì, quando ha fatto una conferenza stampa con Mike Pompeo, il segretario di Stato. No, che io ha intendo dire, no, le sciocchezze che commercio. Mi preoccupavano, insomma. Le sciocchezze che mi preoccupavano, non lo sto lodando, lo sto lodando perché almeno è stato cauto, perché adesso la faccenda della Siria è talmente complessa, talmente delicata, talmente importante che io se fossi in lui non direi che per due mesi faccio il ministro degli esteri, perché non dire è già molto, non dire sciocchezze, però bisogna anche dire qualcosa prima o poi e qua non ci siamo ancora, è anche umano e naturale, si è circondato di gente capace, questo l'ho già detto e lo ripeto, però deve assolutamente studiare e non distrarsi, se pensa a fare il capo politico a quest'area, tanto vanno avanti 3 anni, impari a fare sto mestiere, questa roba gli torna indietro tutta se io fossi in lui. Qui a 8:30 il ministro Franceschini del PD ha lodato Di Maio dicendo che è uno che studia i dossier, che si prepara. Sì, diciamo, verrebbe da dire che ci mancherebbe anche altro. Sì, sì, uno vabbè. Fa il ministro degli esteri di un paese che sarà anche non ragione. Più tanto influente. Cioè, però è sempre insomma, stato definito, sono sempre stati definiti degli incompetenti. Quindi no, lo sto dicendo avanti. Continua a intervenire su temi di lavoro economici come se il suo ministero fosse quello di prima. Certo. No, adesso fa il ministro degli esteri dell'Italia. Ma come diceva Caracciolo prima, Annalisa, chiaramente Di Maio ha bisogno di continuare a incidere sulla politica italiana perché a dire sì bisogna proteggere i curdi e non mandiamo più le armi dopo che l'Europa insomma non basta. Questa visione economica è vero, la prima mossa di portare il commercio estero, ma anche adesso lui ha detto e ha accolto appunto la contestazione a Napoli dicendo basta bombe alla Turchia, però quel giorno si stava sentendo al telefono con Conte e con Guerini e non sono stati capaci di fare un atto per dire basta armi italiane alla Turchia. Hanno rimandato, hanno aspettato oggi Lussemburgo, adesso lo faranno solo per le nuove licenze, dicendo che si può fare solo per le nuove licenze, ma non è vero perché con l'Arabia Saudita è stato fatto a luglio anche per le licenze essere. Quindi c'è molta prudenza, spinta probabilmente anche dai consiglieri, anche per quello che significa per il commercio italiano, per carità, però secondo me ancora non ha capito che questo ruolo è cruciale, è importante e vale la pena investirlo bene. È questo il problema, Lucio Caracciolo, ed è troppo prudente Di Maio? Ma Di Maio è intelligente, quindi ha capito che, come è stato detto, non deve dire sciocchezze, deve stare coperto.
Certo, se evitassimo di fare delle dichiarazioni puramente teatrali, tipo togliamo le armi alla Turchia, quando sappiamo che la Turchia ne compra quante ne vuole e se gli servono le prende anche dai russi, pur essendo paese della NATO, sarebbe meglio. Ma mi rendo conto che è una situazione talmente intricata, quella turco-siriano-curda, che per l'Italia forse la cosa migliore è tacere. Beh, che fine faranno i curdi, Caracciolo, in questo ennesimo scontro tra potenze diverse con i propri interessi da difendere? Ma penso che l'unica cosa concreta che i curdi siriani possono fare è quella che stanno già facendo, cioè mettersi d'accordo con Assad, mettersi, diciamo, anche in parte d'accordo con i russi, se non altro in quanto coloro che salvano Assad, riscoprendo quindi anche vecchie alleanze che c'erano prima della guerra, e poi sperare che magari anche qualche altro curdo fuori dalla Siria gli dia una mano, perché si parla tanto di nazione curda, ma non mi pare che per esempio i curdi iracheni abbiano tutta questa simpatia per i curdi siriani. Una cosa, proprio una frase, sarebbe per quella cosa gravissima che ha fatto Erdogan, che ha rimesso il mondo in queste condizioni, il presidente turco Erdogan, se nascesse davvero il Kurdistan. Cioè, questi sono 25 milioni di persone, che è una fantasia, però sì, è talmente incredibile quello che è accaduto, che la vera risposta a lui sarebbe, visto che tanto sono paesi in mobilità in questo momento, sia la Siria che l'Iraq, cioè questo paese, sì, per questa nazione, Siria, Turchia, no, Iraq e Iran. So che è una fantasia, ma questo sarebbe complicato. Se la storia avesse ci fosse una giustizia, mi non pare, c'è questa sarebbe la risposta? Caracciolo? Beh, sarebbe una giustizia, non lo so se sarebbe una giustizia, ma certamente non sarebbe la pace, perché significherebbe scardinare contemporaneamente la Turchia, l'Iran, vabbè, l'Iraq è già scardinato e la Siria pure. Insomma, si tratterebbe di procurare una sorta di guerra, se non altro medio orientale, fra l'altro fra curdi che, come dicevo prima, saranno pure etnicamente appartenenti allo stesso ceppo, ma diciamo che tutta la loro storia ricorda che tendenzialmente le loro fazioni si fanno la guerra fra loro. Sì, purtroppo è così. Padellaro, torniamo alle guerre di casa nostra. Ci sarà questa settimana una sfida televisiva tra Salvini e Renzi. Abbiamo detto all'inizio della puntata che Renzi, rispetto a questa manovra economica, sta cercando di mettere dei paletti, per esempio su quota 100, ha detto basta, bisogna abolirla. Ecco, ci sarà una sfida Renzi-Salvini in televisione e poi Renzi sarà alla Leopolda nel fine settimana. Potrà tornare protagonista e chi uscirà vincitore dal duello Salvini-Renzi? Dal duello Salvini-Renzi, che uscirà vincitore, è difficile dirlo, e vedremo chi ha più capacità di letti. Io ho l'impressione che da questo punto di vista Renzi sia un pochino più ferrato di Salvini, perché è più abituato a questi confronti, perché è stato Presidente del Consiglio, ne ha viste di più di Salvini. E poi non, diciamo, è abbastanza un politico accorto, sì, e furbo e toscano. Ecco, l'unico difetto che ha Renzi è che non è simpaticissimo, per usare un, però questo voglio dire, nei duelli può anche funzionare l'antipatia. No, il punto qual è che siamo nella settimana della propaganda, proprio quella con la P maiuscola, perché Renzi ha la Leopolda e quindi questi tentativi che sta facendo di quota 100, aboliamola, di cercarsi uno spazietto, sono propedeutici alla Leopolda, dove ci sarà un discorso finale di domenica, dove speriamo che non faccia disastri. E non dimentichiamo che ci sarà Salvini, sarà a Roma per una manifestazione di tutto sempre il centrodestra. Sabato. E anche lì suoneranno la gran cassa insieme a Berlusconi e alla Meloni. Detto che ci andrà, sì. Ecco, quindi avremo una settimana piena di grande propaganda politica, che poi dal lunedì successivo lascerà il campo alle cose da fare, perché poi la propaganda, il paese è campione del mondo della propaganda, campione del mondo. Infatti, non è campione del mondo della capacità di governo, però.
Abbiamo giusto bisogno di un po' di propaganda. Sì, ci mancava. Crea, no? Vabbè. Ci mancava questa. Cioè, abbiamo bisogno di un po' più di propaganda, Caracciolo. Beh, insomma, se questo è il campione del mondo della propaganda, allora perché c'ha così pochi consensi? Renzi? No, diceva l'Italia, Padellato. Sì. No, c'è... Ah. Non Italia Viva, l'Italia, diceva vabbè, proprio sì, no, il nostro paese. No, il nostro paese. No, l'Italia Viva, no, non mi permetterei di parlare di vabbè, no, il bello è che tutti dicono basta slogan, basta propaganda, è il momento di fare le cose, appunto, è una delle cose che più spesso dice Di Maio, dico, cioè il Movimento invece ha ragione, questa settimana possiamo anche non guardare tutto quello che si scrive della manovra questa settimana, però non dovrei dirlo da giornalista, perché probabilmente la vera manovra sarà fatta dopo la manifestazione, dopo la Leopolda, e quando si quindi smetterà dici di che cercare... domani sera non credo che concluderanno molto. Siamo concreti. Nel momento in cui ognuno mostra i muscoli. No, ritocchi a quota 100. Sì, cuneo fiscale, però allora, bisogna perché, trovare scusa, il modo una cosa, di farlo. Governare, però, torniamo di fare propaganda alla fine non sostituisce le cose. Volevo dire questo, che governare... Che questo paese sia... che questo paese... Che questo paese sia in una situazione semplicemente in cui può permettersi di tutto, cioè di chiacchierare, appunto di fare propaganda senza pagarne dei prezzi. Sono 20 anni che non cresce l'Italia, non è... e soprattutto siamo in una fase di declino demografico, abbiamo dei seri problemi, diciamo anche di isolamento internazionale, mettiamoci a chiacchierare dalla mattina alla sera, non è che poi la sera ci troviamo meglio della mattina. Anche perché governare è faticoso, torniamo al discorso di prima, certo. Significa leggere i dossier, prepararsi, essere competenti, essere anche qualche volta impopolari. Mentre fare propaganda è meraviglioso perché vai in televisione, fai social, insomma, parli e quindi tutti sono felici. Allora, io adesso vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché il partito più digitale in Italia è sicuramente il Movimento 5 Stelle, ma diciamo che parlando di interessi, i meno controllabili e i più oscuri sono sicuramente quelli di chi domina oggi Internet. Pochi secondi di pubblicità e poi guardate il punto, alcune cose anche inquietanti. I procuratori generali di una quarantina di stati americani hanno deciso di indagare su Facebook per verificare se siano state compromesse le libere scelte dei consumatori. La Corte di Giustizia europea ha stabilito che qualunque paese possa ordinare a questo social network di eliminare in tutto il mondo post, fotografie e video ritenuti illegali. E ieri la liberal Elizabeth Warren, possibile candidata democratica alle prossime presidenziali americane, è tornata a chiedere che si blocchi Facebook, definita una macchina che produce disinformazione a fini di lucro. C'è dunque un fronte sempre più ampio e combattivo contro lo strapotere dei social media, e questo fronte ha trovato la sua Bibbia in un saggio scritto dall'economista Shoshana Zuboff, pubblicato in Italia dalla Lewis University Press con il titolo «Il capitalismo della sorveglianza». Zuboff racconta come Google, Facebook, Microsoft e ora anche Amazon hanno trasformato il sogno digitale in un progetto commerciale famelico. Il problema è che ora i processi automatizzati non solo conoscono i nostri comportamenti, ma li formano. Dei meccanismi sociali che consentono a menzogne e falsità di condizionare sempre più spesso le nostre decisioni si occupa un altro libro tradotto da poco in italiano. Il titolo è L'era della disinformazione, l'editore è Franco Angeli, gli autori sono due filosofi della scienza, Caelin O'Connor e James Wetherall. Ci fidiamo di ciò che ci raccontano gli altri e ci fidiamo soprattutto di chi la pensa come noi. Se poi, nello scontro tra una menzogna e una verità, i giornalisti pensano di essere imparziali, dando lo stesso spazio alle ragioni di entrambe le parti, la menzogna ovviamente ha già vinto. Beppe Severnini, qual è la più grande bugia che ci stiamo raccontando su internet? Wow! Sì, lo so. Te ne dico due. L'idea che sia gratis. Quando noi diamo a tutti questi, a Facebook, a Twitter, a Instagram, a Amazon, a Google, diamo informazioni che non, se sapessimo cosa gli diamo, non gliele diamo neanche a pagamento, gliele diamo gratis. Quindi l'idea che Internet sia gratis, è che tutto sia gratis, è una sciocchezza ed è un errore. Il secondo, che è altrettanto grave, ci siamo illusi che con Internet potevamo smettere di pensare.
E questo è l'errore più grave di tutti. Allora, materia su cui riflettere. Grazie Antonio Padellaro, grazie Annalisa Cuzzocrea, grazie Lucio Caracciolo. Ricordo il nuovo numero di Limes, grazie. Hong Kong, una Cina in bilico. E tra l'altro in Cina andrai tu nei prossimi giorni, Severnini, sì, no? Sì, Pechino, Hong Kong e Guangzhou, quindi ti racconto al ritorno, Lucio. Ecco, e sul volo leggerai l'ultimo certo. numero di Limes. Grazie. Ci vediamo in aereo, vengo anch'io. Bene, e poi dopo tornate a raccontate tutto anche alle spettatrici e spettatori di 8 e mezzo. Grazie, grazie, e vi lascio adesso, aspettate che non mi ricordo cosa facciamo. Ah, certo, abbiamo Grey's Anatomy, la nostra serie televisiva di grande successo, e noi come sempre ci vediamo domani 8 e mezzo. Arrivederci, buonasera.